Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento. Abbiamo oggi il piacere di avere in collegamento con noi Gianluca Martone, giornalista e presidente dell'Associazione Crociata Cattolica, che sta sensibilizzando la pubblica opinione intorno a un tema molto importante. Quale, Gianluca? Sull'aborto, sulla vita nascente c'è. Ringrazio, buongiorno a tutti gli amici di Vox Italia, auguri di Buon Natale. Allora, praticamente, come hanno potuto scrivere altri giornali e altri blog, sia nazionali che anche internazionali, perché Maurizio Blondet è praticamente anche l'amico Danilo Quinte, eccetera, sono conosciuti in Italia. Io sto facendo una campagna contro l'aborto molto forte da 3 anni e mezzo, che mi ha portato poi a fondare la mia associazione, Crociata Cattolica per la Regalia del nostro Signore Gesù Cristo, che ha messo nel proprio statuto la difesa della vita nascente dal concepimento alla morte naturale come proprio praticamente come crisma e come principio fondante. Perché al centro ci sono loro, i bambini. Questa è una riproduzione di un bambino alla 10ª settimana. Che praticamente dove purtroppo la 194 consente di fare gli aborti legali praticamente a spese dei no, di noi contribuenti da oltre 40 anni dove sono morti 66 milioni di bambini formati in questo modo. Dicono praticamente gli abortisti che non è vita, invece praticamente questo dimostra che è già formato con le manine, con i piedini e con gli organi vitali. Io da 3 anni e mezzo, dopo un sogno che ho avuto nel 17 dicembre, febbraio 2017, che mi ha invogliato, che mi ha chiamato il Signore a questa missione incredibile, praticamente, ho cominciato a piantonare dal 28 febbraio 2017 l'ospedale della mia città, il rummo di Brenda, oggi San Pio, dedicato praticamente a lui che è stato il più strenuo e combattente contro l'aborto. Diceva addirittura che i feti abortisci, i bambini aborti devono essere gettati sulla faccia di bronzo dei genitori assassini. Queste sono parole di Padre Pio de Terracina, patrono di Crociata Cattolica, che ha un triste primato, il San Pio, di 500 aborti ogni anno. Poi vi è praticamente il Moscai di Avellino, 5.000 aborti ogni anno, la centrale operativa dell'aborto del Mezzogiorno, con il triste primato di 5.000 aborti, naturalmente esclusi i terapeutici. Poi vi è il Cardè di Campobasso, dove vi è un solo medico, un obiettore, che fa 400 aborti ogni anno, adesso ne sono di meno perché stanno crollando gli aborti in quell'ospedale che sto assediando ormai da quasi 4 anni. Poi il Loreto Mar di Napoli, che ha chiuso, che adesso sto praticando al Cardè di Napoli praticamente, dove si facevano 1.300 aborti ogni anno al Loreto Mar di Napoli, adesso è zero, è chiuso, anche per l'emergenza Covid. E adesso il Cardarelli, dove purtroppo continuano a fare questa macelleria settimanale ogni mercoledì praticamente. Ogni mercoledì, infatti, mercoledì prossimo sarò praticamente al Cardarelli di Napoli con l'avviso di PEC professionale dei giornalisti e come presidente della mia associazione, che io sto stando ormai da 2 mesi, zona rossa arancioni, sia locali che regionali, praticamente come presidente della mia associazione. Poi e anche gli associati che vengono con me a pregare, a riparare davanti agli ospedali. Poi ci sta il San Giovanni di Roma, con il triste numero di 1.000 aborti ogni anno, l'ospedale più abortista della capitale, che sto assegnando da 1 anno e mezzo. Il Policlinico di Bari, che stanno curando gli aborti sia al Policlinico che al Di Mero, rimasto un medico non obiettore, e il San Carlo di Potenza, dove non ci sono medici non obiettori, ma che viene uno da fuori come a Benevento del resto per garantire questo servizio, tra virgolette, all'ospedale. E poi praticamente il Ruini di Foggia, che era la capitale dell'aborto del Mezzogiorno e che dove oggi stanno crollando anche gli aborti, perché dove sta praticamente una persona, come diceva il grande Don Oreste Benzi, chi ci sta, chi il miglior modo, l'unico modo per fermare gli aborti e per riparare è pregare. E la preghiera di ospedale, che ha una forza, chi viene con me a pregare lo sa, che è molto forte, proprio perché è un grande atto di sacrificio, di riparazione, di espiazione e anche di ringraziamento, perché si vive una messa da ringraziamento perché è un ringraziamento per tutte le mamme, compresa la mia, compresa la tua, compresa tutte le mamme che hanno detto sì alla vita e che ne ci hanno consentito di nascere. Quindi non ci può essere nessun motivo affinché, anche perché ci sta un istituto che è previsto 194, che è adozione,
e nei consultori non si fa quello che si dovrebbe fare, perché viene messo il certificato di aborto alle donne che vanno subito ad abortire come se niente fosse. Invece bisogna spiegare, è quello che faccio ormai da anni, lo facevo anche davanti alle scuole superiori, fino all'anno scorso l'unico, penso, antiabortismale che lo facevo davanti alle scuole superiori, prima praticamente che chiudessero le scuole con le DAD, con gli ultimi DPCM di Conte. E purtroppo non posso più andare né davanti alle scuole né a volantinari, ma solamente la preghiera in forma pacifica, statica, consigliata in base all'articolo 1,9 lettera I di questi di ultimi di PCM, che deve essere un segno di speranza e di speranza per tutti quelli che passano davanti all'ospedale, per tutti quelli che in quest'ora stanno soffrendo, che ci sono persone che si affidano ancora al Signore con il rosario in mano e con la preghiera per imparare al Signore la fine di questo genocidio, perché è un vero e proprio genocidio che viene consumato negli ospedali nel silenzio assoluto. Gianluca, tu prima hai detto io ho iniziato questa mia battaglia dopo che ho avuto una visione. Ecco, puoi spiegare un po' la tua vita, cioè come arriva questo momento? Tu che cosa fai nella vita e quando è arrivata questa visione? Allora, io avevo avuto una chiamata già dal 2014, che vedevo delle cose che non andavano all'interno di questa chiesa, e ho cominciato a frequentare l'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei giuristi per la vita. L'ho fatto venire a Benevento per una conferenza e ho cominciato a interessarmi della tematica del gender. E ho fatto diverse conferenze in Italia appoggiandomi ad altre associazioni come Pro Provita, Oret Labore, eccetera. Quindi ho fatto diverse conferenze nel 2016, soprattutto ricevendo anche il premio internazionale antimafia Livatino Costa e Saetta per l'impegno sociale il 21 maggio 2016 a Catania. Insieme anche all'avvocato Gianfranco Amato ricevetti l'anno prima, io l'ho ricevuto nel 2016 praticamente questo grande premio proprio a Livatino che pochi giorni, proprio ieri è iniziato il processo di beatificazione praticamente, sarà presto beato. E quando ebbi questo sogno mi trovavo in Veneto per fare le condoglianze per la scomparsa di papà, una mia cara amica de Veneta. E durante il sogno, praticamente, ho sognato questi bambini trucidati, insanguinati, di questa stessa grande Veneta. E ancora praticamente non sapevo niente di quello che sarebbe successo dopo, cioè, praticamente erano lì per altri motivi. Ho sognato questi bambini insanguinati, praticamente. Poi praticamente ho visto una serie di situazioni, poi anche quelle che è successo con la mia macchina che correvo da un ospedale all'altro, eccetera, incredibile, e vedevo praticamente che alla fine il mio sangue mi è unito a questo di questi bambini, quindi mi ha fatto già vedere il mio martirio, il Signore, questa è verità praticamente. E c'è stata una voce molto dolce ma ferma che mi ha detto: tu vuoi questo, vuoi fare questo per la mia gloria? E io ho detto sì, e finì il sogno lì, e poi ci sono una serie di situazioni. Io ancora non andavo, per esempio, alla messa di Trientino, non la conoscevo neanche, cioè la conoscevo da poco tempo, ma non andavo ancora in modo continuo come ci vado adesso. Ed è successo una serie di situazioni. Io ho detto quel sì, e da quel momento ho cominciato questa guerra, questa crociata che veramente mi ha portato ad andare davanti a questo ospedale. Ancora non andavo, per esempio, a Bari, a Potenza, a Foggia. Neanche a Napoli e tutto, neanche a Roma, però ho detto quel sì che mi è stato chiesto di Ma dico, tu farlo io. questa visione, Gianluca, è stata molto vera, cioè tu escludi che possa essersi trattato di suggestione, diciamo. Ma se fosse suggestione, io vi dico una cosa: se fosse così, io ho avuto tantissime persecuzioni in questi anni, molte persone mi hanno aiutato. Se fosse suggestione, come si spiegherebbe che una macchina che c'ha ad oggi 365.000 km, che praticamente io da solo, praticamente, perché nel frattempo Provita e Oret Labora, proprio perché per altri motivi mi hanno chiesto di scendere a compromessi per altre situazioni che non voglio entrare in merito, eccetera, e sono rimasto solo praticamente, spostandomi tutti i santi mesi, anche con il gelo, con il freddo, con il caldo, davanti agli ospedali, il lockdown. Adesso praticamente, durante l'estate ho recuperato anche le veglie che ho dovuto rinunciare durante i mesi di lockdown. Adesso ho recuperato altri volontari, altre persone valide all'interno dell'associazione, quindi ho potuto fare il passo
di ufficializzare, cioè che già esisteva da un anno e mezzo. Quindi umanamente tutto questo era praticamente impossibile, cioè praticamente spingermi fino a Bari tutti i mesi, spingermi fino a Potenza, sulla strada Potenza Melfi, che è veramente terribile, tutti i mesi, anche in condizioni impervie. Uno lo può fare 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, 7 mesi, ma non 3 anni e mezzo. Quindi più che suggestione, poi sono i fatti che lo dimostrano sicuramente. La grazia è coinciso tutto questo col legame con la, se mi permetti, con la Santa Messa di sempre, che vado tutti i giorni ormai da 3 anni e mezzo da preti che me la dicono in condizioni difficili, perché purtroppo questa messa è molto perseguitata, come tu sai, però No, ma grazie racconta a chi ci ascolta perché. Perché è molto perseguitata questa messa che tu segui e da chi è questa. perseguitata? Questa messa praticamente mi ha cambiato la vita, dà una potenza incredibile, perché uno pensa che solamente il fatto della traduzione in latino, invece non è la traduzione in latino soltanto, hanno cambiato la struttura della messa, perché nella messa di Paolo VI è come se si andasse, come se ci si va a un banchetto, a una cena. Invece con la messa di Tridentina, per spiegarla in modo semplicistico, per far capire alle persone, si va al santo sacrificio dell'altare. Hanno cambiato le espressioni, come per esempio nel Santo Santo Dio Universo nella messa di Paolo VI, mentre invece nella messa tridentina Dominus Deus Abaut è proprio Dio gli eserciti che lotta a fianco a te e combatte a fianco alla persona, cioè dà una potenza no notevole. Infatti, proprio grazie a un sacerdote, che bisogna non faccio naturalmente il nome, che si è imparato la messa grazie al sottoscritto, se servire nel Signore, da quando questo signore ha cominciato a dire la messa tutti quanti i giorni, e gli ho fatto dire anche la messa, tutti i benefattori, non fa dire oltre 800 messe in questi anni, perché non soltanto partecipo alla messa, ma le faccio anche dire alle persone, anche da un prete che dice di nascosto la messa in Lucania, praticamente ha avuto la forza e la grazia di fare qualcosa di incredibile. Perché questi paesi sono nascosti? Perché praticamente non si ottempera alla legge, praticamente. Mentre è consentito a questi paesi di poter celebrare la messa in base al motu proprio di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa, i vescovi invece osteggiano, perseguitano, come è successo praticamente un sacerdote della mia città, praticamente, che stava perseguitato dal vescovo perché diceva questa messa. E di ostacolo, quando invece c'è la norma del precedente Papa, praticamente il motu proprio, che consente praticamente ai preti di utilizzare il Messale del 62, e invece tutto questo praticamente è di formare un cetus fidelium, un cetus di persone che siano legate alla tradizione, che siano legate alla messa cattolica di sempre. Quindi ho partecipato sempre alla messa in condizioni difficilissime, però questi preti attorno a me non me l'hanno fatta mai mancare e non me la fanno mancare, sono sempre vicini con la preghiera e con tutto, e grazie a quello io dico sempre onestamente che la battaglia per la vita e per i voli, come del resto ho fatto mettere nel mio statuto, è la battaglia innanzitutto per la fede cattolica, perché bisogna ritrovare prima la fede cattolica autentica. E poi si può fare una militanza per la difesa della vita. Infatti, anche Radio Spada ha pubblicato una testimonianza proprio legando la battaglia della fede alla battaglia della difesa della vita, della sacralità della vita umana. Senti Questa è la. Gianluca, tu prima hai detto io ho subito anche molte persecuzioni. Cosa intendi tu per persecuzione? Cioè sei stato querelato, sei stato, diciamo, Allora. portato in giudizio, sei stato isolato, insomma, vieni trattato come un invasato. Cioè che cosa intendi tu per persecuzione? Querelato mai. Hanno cercato sempre di trovare il cavillo per mettermi in difficoltà. Tipo per esempio, anche l'altro ieri alla Digos a Moscati, mi si è avvicinata, stavo con 3 donne della mia associazione, praticamente di 3 data diverse, 3 generazioni, si sono avvicinati e hanno detto, i volantini, dottore, scusate, i volantini non posso darli. In base all'articolo 1,9 lettera del DPCM, qui sono DPCM di Comite, no, no, noi stiamo praticamente
volantinando quello che c'è consegnato dalla legge, eccetera. Cioè, la polizia fa il suo lavoro, però praticamente hanno cercato in tutti i modi di mettermi in difficoltà su tutti i primi tempi. Adesso molti esponenti delle forze dell'ordine mi stimano, mi consigliano e cose. Le persecuzioni, soprattutto per... Allora, bisogna dirlo, questi preti non mi hanno fatto mancare i sacramenti, però non c'è stato nessun prete, a parte un prete di Foggia, che io stimo, eccetera, che l'ho saluto con grande affetto, che mi ha mandato questo ragazzo di Foggia eccezionale che si chiama Andrea di Napoli, che veramente mi sta dando una grossa mano a Foggia, oltre a Luciano, cose eccetera. E Andrea di Napoli praticamente è una speranza perché mi 7 anni, un ragazzo brillante, è l'unico che ha detto, l'unico prete che ha detto: ma vai a pregare con questo, questo è un'opera santa di Dio, e Gianluca è un uomo santo che fa cose sante. Anzi, molti preti mi hanno fatto terra bruciata, bisogna dirlo, anche preti della tradizione. Non hanno sostenuto questa campagna contro l'aborto e purtroppo non hanno invitato neanche i fedeli a venire. Tu immaginati che adesso praticamente una vecchierella di 83 anni che ha perso una figlia per un tumore all'utero dopo due aborti procurati, lei sta venendo con me a Campobasso, a cose, cioè a piangere. Ci sono i video sul mio canale YouTube che uno può vedere, Gianluca Martoni, il crociato giornalista. Potete vederlo, chi vuole vedere i miei video sono lì pubblici. Mentre molte donne di Benevento non sono venute, non sono state invogliate dai sacerdoti. Nessun sacerdote ha fatto un'omelia a dire: andate lì praticamente per sostenere quest'opera, per sostenere quello. Niente, zero praticamente. Questo è l'isolamento. E poi viene visto come un esaltato. Cioè, certamente chi lotta per la vita, chi lotta così, io l'ho fatto sempre in modo pacifico. Io ho fatto, Francesco, 430 veglie. Non ho preso mai una querela, mai una diffida, mai una cosa. Io agisco sempre in base alla legge, non mi muovo se non posso agire e non faccio muovere neanche gli altri se non agisco in base alla legge, anche se molte norme le ritengo eccessivamente restrittive e non sono d'accordo, ma comunque rispetto sempre le norme e rispetto sempre le norme dello Stato. E quello che praticamente voglio dire è che praticamente io agisco sempre in base al rispetto delle norme, in base alle leggi dello Stato, e non ho preso mai una querela. E essere passato, soprattutto dai uomini di chiesa, come un esaltato, come un invasato, e purtroppo mi ha rattristato molto questo, e mi fa capire veramente che la Chiesa, su questa tematica sta mostrando molti, anche perché, se tu mi permetti, voglio fare un'osservazione. Ieri è stata promulgata la nota della Congregazione Dottrina della Fede sui vaccini e praticamente testualmente leggo questa nota praticamente, che è stata promulgata ieri, che mi ha ferito mortalmente a me e a tanti altri, perché bisogna dire le cose, che era stata già anticipata da un comunicato della casa generalizia di una congregazione tradizionale, e ripeto testualmente, la nota della congregazione: è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti dai feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione. C'è stata la firma poi di Papa Bergoglio praticamente su questa cosa, oltre che la firma del prefetto. Allora io dico una cosa praticamente: si può accettare, mentre invece, cinque vescovi, il 12 dicembre 2020, tra cui Monsignor Pucciaz, Monsignor Peta, Monsignor Lenga, Monsignor Strickland e Monsignor Snyder, hanno scritto praticamente: la ricerca biometrica e sfrutti nascituri, gli innocenti che usano i loro corpi come materia prima ai fini dei vaccini, sembra più simile al cannibalismo che alla medicina. E poi, soprattutto, un altro passaggio, poi invito a leggere questo comunicato: abbiamo quindi qui una doppia violazione del sacro ordine di Dio. Da un lato attraverso l'aborto stesso, dall'altro attraverso la atroce attività del traffico, la commercializzazione dei resti di bambini abortiti. Tuttavia, questo doppio disprezzo per l'ordine divino della creazione non può mai essere giustificato, nemmeno per il motivo di preservare la salute di una persona o di una società attraverso tali vaccini. E poi un altro passaggio: i vaccini derivati dalle cellule di bambini non nati crudelmente, assassinati, hanno un carattere chiaramente apocalittico e possono presagire il marchio della bestia. L'hanno firmato cinque vescovi della Chiesa Cattolica. Io come cattolico, come presidente di Croce Cattolica, come giornalista, come Quindi cittadino, tu come fede dici, cattolica. scusami se ti interrompo, tu dici Sì. Gianluca, l'utilizzo di feti abortiti per la costruzione di vaccini è una cosa che un cristiano non può accettare mai. Questa è la tua tesi.
Assolutamente, più che mia tesi, praticamente l'hanno Sì, no, l'ho confermato. letto quello che hai scritto, però dici, dentro la Chiesa ci sono dei vescovi che hanno, quelli che hai citato, che hanno messo un punto chiaro, però tu dici la gerarchia ufficiale, quella che oggi comanda, invece ha preso una posizione favorevole rispetto a queste procedure che tu trovi, diciamo, incompatibili con la fede cristiana, quindi diciamo sei in polemica con il papato di Bergoglio. Sì, ma certamente sono in polemiche che Crociata Cattolica è sorta proprio per mettere anche dei paletti. Infatti nella mia congregazione, nel mio statuto, l'articolo 3 c'è il divieto di appartenere. Questo è stato riconosciuto dall'organizzazione dei volontariati dopo una consulenza legale durata 3 mesi, ad ordini massonici e paramassonici, anche a partiti che contrastano con la vita. Io dico una cosa, lo dico praticamente. Con le parole dei vescovi che hanno molta più autorità rispetto al sottoscritto, milioni allora, perché si parla sia nel comunicato di questa congregazione tradizionale, sia nel comunicato della Santa Sede, praticamente si parla di cooperazione materiale remota. Io rispondo con le parole di Monsignor Snyder che dice: il principio teologico della cooperazione materiale è certamente valido e può essere applicato a tutta una serie di casi, ad esempio nel pagamento delle tasse, nell'uso di prodotti ricavati dal valore in schiavitù, eccetera. Tuttavia, questo principio difficilmente può essere applicato al caso di vaccini ottenuti da linee cellulari fetali, per coloro che consapevolmente e volontariamente ricevono tali vaccini entrano in una sorta di concatenazione, seppur molto remota, con il processo industriale dell'aborto. Il crimine dell'aborto è così mostruoso che qualsiasi tipo di concatenazione con questo crimine, anche se molto remoto e immorale, e non lo dico io, lo dice Monsignor Snyder, Monsignor Peta, Monsignor Pucciaz, Monsignor Strickland, anche se molto remoto e immorale, non può esserci nessuna circostanza da un cattolico una volta che ne sia pienamente consapevole. E chi usa questi vaccini deve rendersi conto che il suo corpo sta beneficiando dei frutti, sebbene passi attraverso una serie di processi clinici, di uno dei più grandi crimini dell'umanità. Qualsiasi legame con il processo di aborto, anche il più remoto, invece getterà un'ombra sul dovere della Chiesa di rendere ferma testimonianza della verità che l'aborto deve essere completamente rifiutato. I fini non possono mai giustificare i mezzi. Io qui faccio un'osservazione. Che cosa cambia rispetto al lockdown che abbiamo avuto a marzo-aprile? Allora io faccio una domanda, perché io sono un giurista e ogni fatto ha una causa e un effetto. Allora io mi faccio una domanda. Mo, da domani saremo in zona rossa tutta l'Italia, praticamente. Il lockdown è generalizzato tutta l'Italia, praticamente. Tranne le chiese si potrà andare a pregare, si potrà andare, saranno tutti chiusi, chiusi i negozi, chiusi, non potremo neanche praticamente, secondo il decreto legge di Conte, si potrà spostare due non conviventi con esclusi figli minori, eccetera. E io mi sono chiesto, ma com'è possibile? Come mai questa cosa? E arriva la nota congregazione della Fede 2 giorni fa. Io non voglio fare il complottista, cose, eccetera, però. Faccio riflettere su questo e sottolineo un altro passaggio. Adesso non è il momento per i cattolici di cedere, farlo sarebbe grande irresponsabile. L'accettazione di questi vaccini da parte dei cattolici sulla base del fatto che implicano solo una cooperazione remota, passiva e materiale con il mal, giocherebbe nei mani dei nemici della Chiesa e la indebolirebbe come ultima roccaforte contro il male assoluto che è l'aborto. Hanno scritto 5 vescovi questo. Perché poi specificano, se a questo bambino non puoi solo negare il diritto alla vita, il diritto sacro alla vita a questi bambini, se le cellule che sono state ulteriormente coltivate più volte in laboratorio non fossero state rese disponibili per la produzione di un vaccino, non potrebbero essere commercializzate. Poi propongono anche la soluzione dal punto di vista cattolico, i 5 vescovi. La tecnologia basata sull'omicidio radicale nella disperazione e finisce a disperazione. Dobbiamo resistere al mio secondo il quale non ci sono alternative, non ci possono essere alternative. Addirittura io ho visto Francesco che nel presepe di Orvieto a posto i re magi portano il vaccino come la manna che risolve il problema praticamente. Mentre invece di questi vaccini non sappiamo nulla, né la soluzione, né l'efficacia, né da dove vengono. Addirittura ci sono persone, anche come Crisanti, che ha detto che non si farebbero vaccinare a gennaio. L'ha detto un mese fa praticamente, e ci sono tanti dubbi, tante cose che devono essere chiarite. Al contrario, dobbiamo procedere con la speranza e la convinzione che le alternative esistono e che l'ingegno umano, con l'aiuto di Dio, le possa scoprire. Questo è l'unico modo per passare dall'oscurità alla luce, dalla morte alla vita. Un vescovo parla così: il Signore ha detto che alla fine dei tempi anche i retti saranno sedotti. E poi, la salute fisica non è un valore assoluto, l'obbedienza alle leggi di Dio e la salvezza eterna delle anime devono avere il primato.
Cioè io rispondo con le parole che hanno molto a che Bene, vedere di me, sono principi della Chiesa. grazie Gianluca, è stato un piacere ascoltare la tua testimonianza, si capisce, diciamo, il tuo fervore nei confronti di questa battaglia che obiettivamente è stata sempre anche una battaglia dei cattolici in politica, a parte negli ultimi 10-15 anni dove insomma, hanno un po' abbandonato i temi della vita e dell'eutanasia, insomma non esiste più neanche una vera cinghia di collegamento insomma, fra la Santa Sede e nessun partito politico italiano, per cui oggi insomma, certi temi evidentemente i politici non li reputano più convenienti e sono lasciati cadere nel dimenticatoio, si tende insomma a bollare come degli invasati, degli antimodernisti, dei fautori di una sorta diciamo di un desiderio di medioevo di ritorno, insomma quelli che ancora credono che l'aborto sia qualcosa di profondamente sbagliato secondo i loro convincimenti più intimi. Grazie Gianluca per essere stato con noi. Grazie, Francesco, auguri a tutti, grazie, grazie. Arrivederci. Bene. Cari amici di Arrivederci. Vox Italia TV, si conclude qui una nostra nuova intervista. Come sapete, noi vogliamo occuparci non soltanto di temi che riguardano la politica, la geopolitica, l'economia, la cultura, ma anche dare spazio a tutte le persone che hanno un punto di vista forte, che combattono nel nome di una idea. Naturalmente siamo sempre disponibili a dare spazio a chiunque, anche a quelli che dovrebbero in teoria chiedere, insomma, venire per difendere invece un punto di vista diverso, se non addirittura diametralmente opposto. Quello che non si può e non si deve fare è tacitare per principio le posizioni di chi non è, diciamo, in linea con il pensiero prevalente. Ecco, quella non è libertà di espressione, quello in genere è vigliaccheria. Vox Italia TV vi ricordo che è libera proprio perché si regge solo grazie alle donazioni di chi ci guarda e ci apprezza. La regia ha mandato in sovrimpressione i dati per donare in nostro favore. Fatevi un regalo per Natale, mantenete in vita Vox Italia TV. Grazie, alla prossima.